Eccoci qua, buonasera a tutti. Si comincia Sanrito Festival 2023, seconda serata. Si comincia con l'anteprima festival, qua in diretta dal foyer dell'Auditorium Foro Boaio, come ieri, in diretta per una mezz'oretta prima di cominciare la serata e poi il dopo festival a seguire. Mi vedete già in buona compagnia anche questa sera, abbiamo diviso tutti gli artisti in gruppetti per accompagnarci, ma soprattutto dall'altro capo del tavolo vedete la co-conduttrice di questa sera, che già saluta con la manina, che sostituisce Puso. Quindi io dico subito ai ragazzi che insomma vi è andata molto bene, ve lo dico prima perché vi è andata molto bene. Non si sa. Potrebbe succedere qualcosa di inaspettato. Buonasera Bea. Buonasera a voi. Grazie. Sono molto contenta di essere qui nel pre, nel post. Bea ci accompagnerà appunto sia nell'anteprima che nel dopo festival con insomma qualche chiacchierata con alcuni degli artisti che fra poco saliranno sul palco. In realtà avevamo una scaletta, poi l'abbiamo dovuta cambiare e adattare. Nel frattempo Bea ha già un fan che viene a salutarla in diretta. Sì, perché qua ormai mi conoscono tutti. Un bacio in diretta. No, non esageriamo perché siamo in diretta. Mondovisione. Stiamo per superare il Puso. Sì, qua sta arrivando tutto il pubblico alla mia sinistra, quindi salutiamo il pubblico che entra in sala. E quindi chiacchieriamo, no? Abbiamo preparato un bel niente, ma io presenterei da subito, nonostante lui abbia un badge che potrebbe trarre in inganno, ma lui è Gabriele Tiezzi. Buonasera Gabriele, bianco, non lo voltiamo. Poi abbiamo Andrea Roccia, che gioca in casa stasera e in generale a Sanrito, e infine Rondonio Maffei, ce n'è rimasto uno, erano in due. Da dove cominciamo? Io lascio fare a te, da chi vuoi cominciare? Vabbè, io gioco in casa con il nostro Tiezzi. Tiezzi, perché siete, se non sbaglio, voi avete suonato insieme. Abbiamo suonato insieme per diversi anni. Sì. Abbiamo iniziato praticamente quasi la nostra carriera musicale insieme. Lui non cantava assolutamente, non faceva neanche i cori durante i brani che facevamo insieme. Perché? La domanda è... Sì. Perché? Quelli stupidi un po' sì. Ma raramente. Ma perché era stonato all'epoca? No, perché cantavo io. Era una domanda lecita. Era un po' dittatrice come No, non è vero. No, è perché lui era... eravamo un trio, quindi se insomma mancava la base della chitarra eravamo un po' perduti. Ok. E quindi insomma lui teneva su in piedi la situazione. Ci si faceva tutti un mazzo tanto perché eravamo in tre. Mm-hmm. Il terzo l'armonica a bocca, Gian che salutiamo. Ciao Gian. Ci sta seguendo Gian? Sì, ci sta seguendo. Senti, facciamo una cosa, un attimo un'inversione di ruoli. Okay. Gabriele intervista Bea, perché spieghiamo perché qua, cioè lei è qua di diritto perché ha collezionato quante partecipazioni? 4 partecipazioni da concorrente. Negli anni? 17, 18, 19 e poi 21. Sì. E non ho citato il 2020 soltanto perché l'ho presentato in realtà. Hai capito, quindi proprio Pietro Fiocco un salto di livello proprio. Sì, esatto. E com'è stata quell'esperienza? Bellissima, perché comunque a me piace... più o meno divertente rispetto al cantare. Ma no, è un'altra cosa, un'emozione diversa, però io che sono un po'... a me piace stare sul palco. Cioè, indipendentemente da quello che fai, dal canto, insomma, dalle canzoni, mi piace. Quindi mi sono goduta proprio tutto il festival, proprio vicinissima a tutti. Quindi molto, molto bello e divertente, soprattutto. Allora, prima di iniziare con Gabriele, posso leggere due righe di quello che hai scritto tu come presentazione? Come ti ho detto, solo se ti ispira e solo ciò che ti ispira. Perché ci sono due passaggi interessanti. Allora, Gabriele Tiezzi... all'anagrafe Instagram, che è una cosa simpatica, Johnny Miami, Johnny scritto G-I-O-N-N-Y, cioè Bandia, proprio così, eh? Cresce in un contesto borghese, questo è interessante, sì. Questo influenza la sua produzione artistica e spiega però solo in parte la sua avversione per i lavori di fatica. Vogliamo partire da qua? Guarda, credo che la cosa sia autodescrittiva, sono un pigro assurdo, quindi... Posso confermare. Quindi di lavoro fai il cantante e basta? No, io ho i fondi alle spalle, sono tranquillissimo. Oggi sono qua per piacere, no. C'è dei conti offshore. Mantenuto. Assolutamente.
E quindi, insomma, tutti i soldi che ha guadagnato probabilmente quando eravate in trio. Sì, a voglia. Sì, a voglia. Perché ne abbiamo fatti tantissimi. E contando che erano 50 euro a botta. Cioè. Quindi, tante botte. Sì, tantissime. Tante botte. Ci racconti questa cosa della musicassetta di Bryan Adams? Allora, fatto sta... Allora, in casa mia c'era musica a disposizione. Questo è molto bello, molto bello. Mia madre aveva questa musicassetta di Bryan Adams, mi ricordo che ha... Non facevo l'elementare, ho 5-6 anni. Avevo visto Robin Hood con Kevin Costner, Morgan Freeman, eccetera, eccetera. C'era la canzone Everything I Do, I Do For You. Ok. Impazzito. Mia madre ce l'ho sulla cassetta, bram. Quella cassetta è sparita. Presa da me, smagnetizzata e via. E insomma, e poi da... Tra l'altro è qua, se chi, vuoi sapere. Chi, la cassetta? No, mia madre. Ciao. Buonasera, saluto la mamma. La proprietaria della cassetta, esatto, che ancora l'aspetta indietro. Poi ho dovuto comprare il CD perché non c'era più proprio nastro da usare. Addirittura. Sì, sì, e poi oltre a Bryan Adams, influenze che ti accompagnano? Ma... Pino Daniele. Pino Daniele. Genitoria. Vabbè, sì, vedi, arriva subito madre italiana, no? Che, oh, me lo curo io il bambino, oh, la creatura, ci ho portato da mangiare. Ho capito. Pino Daniele, italiani, altri così mi incuriosisci. Vabbè, i primi, Bennato, no, vabbè, stai calmo. Bennato, tantissimo. Grande, quindi Archetto, facevi, sì, anche quelle robe lì. Sì, bravissimo. Infatti poi ho ripreso... È una cosa che inconsapevolmente ho ripreso dopo, perché Bennato ha preso da cantautorato statunitense. Io dopo un po' mi sono ritrovato con Dylan, con tutta questa gente qua. Mm-hmm. Ma come sei arrivato al blues poi? Il blues da parte del Doc, mio padre. Quello mi è arrivato proprio fortissimo. Quindi sei figlio d'arte, musicista anche lui? Suona la chitarra. Ok, sì. Appassionato, sì, di blues? Anche. Anche? Sì, 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 sì. Quindi mi è arrivata lì, poi a un certo punto a 16 anni sono impazzito per il blues. E poi ho conosciuto Bea. Ed è, detto, e lì è iniziato, vieni il declino. Che voglio fare un, no, gruppo. Esatto, esatto. Da lì poi basta. Sì, il declino. Poi magari parliamo della tua canzone. Come vuoi. Tardi. Se... Però così interpellerei anche, no, gli altri. No, tengo io il microfono. Continua a cantare. Dai, non fare le cose. Non fare come al solito. Ormai è diventato veramente un cantante. Gli danno un microfono donna in mano. Allora stavo dicendo. Allora, invece Andrea Roccia, sono possiamo io dire che sono io presente. Elegantissimo. Mamma mia, ma sempre. Cioè, mamma mia. Tra l'altro giovani, Andrea, 21 anni. 21 anni. Non si può fare la battuta vecchia Roccia. Perché proprio vecchia sempre, Roccia, questa era bella. Questa non era si bella. Può, non si può. Andrea Roccia che gioca in casa assolutamente, perché abiti... Assolutamente. Abito a 10 metri, no, vabbè, un po' di dietro, più, ma comunque in bicicletta ci si può arrivare facilmente, quindi... Vicinissimo, e poi un festival cunese, io cunese, perché non partecipo, cioè se non partecipo io chi partecipo? Tra l'altro è la prima edizione per te? Primissima, e anzi uno dei pochi festival che comunque sto portando a termine per così tanto tempo. Nel senso, okay, è uno dei più importanti, forse il più importante che sto... E com'è, cioè la mia curiosità è come hai, sei entrato in contatto con Sarrito, chi te ne ha parlato? Ma in realtà per caso. Perché sui social, comunque su internet, si vedono comunque gli annunci. E poi io sono sempre un po' alla ricerca in questi anni di un po' sfide nuove. Quindi concorsi di qua, festival di là. E ho detto, guarda, possiamo unire le due cose. Giochiamo in casa. In più c'è sempre la musica di mezzo, una band dal vivo che suona sotto. Ho detto, al bacio. Ma invece, ecco, io ho letto che ne hai fatti diversi di concorsi. Sì, in questi anni mi sono un po'... Vedi, quale... a differenza mia ha studiato. Sì, io vedi, un po' ho letto, dai. Sono un po' secchione. Bravissima. Ma senti, ma ce n'è un altro oltre a Sanrito, ovviamente, che consiglieresti a dei giovani cantautori? Che non sia giovani... quell'altro. Che non sia, che non quello sia super noto, che non citiamo nemmeno. Ma no, guarda, ci teniamo alla larga. Ma allora, io in realtà ne ho fatto uno interessante a Torino, che si chiama Promuovi la tua musica. Non l'ho mai sentito, io arrivo da Torino zero. Vabbè, è un concorso in realtà che si tiene prima online e poi si fa dal vivo. E anche qua un po' di edizioni sono andate avanti e in realtà ci sono ancora dentro, perché la prima fase è andata, quindi sono in mezzo ancora a un po' di festival. Cose lunghe, social. Va bene. Sì, sì, sì. Però diciamo che un po'... Nessuno bello come quello di Sanrito, no, questo dirlo? È appurato. Vabbè, ma io ne ho fatto, ci stava arrivando, ci solo stava un attimo arrivando, incalzato, esatto. Soprattutto perché tanti comunque durano molto online, questa storia delle votazioni, esatto, dei like. Anzi, con la pandemia in mezzo è stato proprio il boom, esatto, di questa invece cosa qua a Sanrito subito si va al nocciolo al soda, esatto.
alla ciccia. Al nucleo. Pulsante. Questo ragazzo è molto triste, vogliamo dirlo. È molto triste, sì, perché in effetti c'hai anche la sciarpetta, proprio un po' da non drammaturgo. Ce l'ha il pass. Sul suo pass c'era scritto Rodondi Maffei, e invece niente da fare. Perché l'influenza ha colpito... Noi non abbiamo influencer, esatto. Ma abbiamo influenza. L'influenza vera e propria. Ha colpito il tuo partner, c'è rimasto Maffei, buonasera. Sono qua da solo. Da solo. Però, ma insomma, senti, buona ma tu compagnia, fai ma solo metà canzone o la fai metà, tu? A un minuto e mezzo, finita. Basta. Cioè la tua parte, diceva, quella che hai scritto tu e poi boh. Esatto. No, perché immagino ci fosse un'alternanza. No, finisce un e mezzo. Ah, ok. Per stimolare la curiosità dico finisce. Esatto, poi l'ascolterete. Esatto, adesso, il prossimo anno la seconda metà la lui. Parte. Tanto siamo già dentro, ho detto. Pensa se vince solo metà canzone. Pensa che roba, pensa se fosse tutta intera. L'anno dopo invece l'altra non vince, sai, un colpo di scena. Esatto. No, è Eugenio che ci starà seguendo da casa. Lo salutiamo. Ciao Eugenio. Insomma, è anche lui conosciuto al Festival di Sanrito, sì. Perché una edizione sicuramente l'ha fatta, forse due, non sono sicuro, non mi ricordo. Sì, una l'ha fatta con me. Una c'ero anch'io e forse anche l'altra no. È influenzata a invece casa. Invece per te era la seconda. La seconda. Abbiamo partecipato quando Vea faceva la presentatrice nel 2020 come concorrenti entrambe, ma separati. Io lo conosco, ci conosciamo da tempo con Eugenio, stimiamo appunto le carriere quindi avete, musicali di entrambi. Diciamo che affiancate la carriera indipendente a quella di duo. Sì, esatto, abbiamo detto, ma visto che ci è piaciuto così tanto, uniamo le forze, da tanto tempo che quando ci incontravamo diceva, mi piacerebbe scrivere una canzone con qualcuno, non ci voglio... E poi prendere l'influenza io dicevo, quando devo cantare. Esatto. E poi esatto, non farla in esatto. E poi arrivare al momento di dirti, ma guarda, scusa. No. Sul più bello. Pacco. Esatto, e allora abbiamo scritto questa canzone unendo appunto le forze. E niente, quindi siamo qua, io faccio un'intervista, siamo e dico qua, se volete plurale, cioè, dico io parlo per Rodondi è dicendo che di esatto, è qua sul badge, è venuta una curiosità posso lanciare a gamba tesa una curiosità, ma allora le vostre canzoni sono state scritte apposta per il festival o erano nel cassetto da tempo e quindi il Sanrito è un'occasione per portarle al pubblico? Per quanto mi riguarda, ci riguarda, sul plurale. Sì, se potete, plurale, se potete usare il plurale anche quando parlate con me, con sì, noi, è stata scritta apposta. Okay. Da fine novembre... Quindi prima vi siete iscritti, poi avete scritto la canzone? No, perché non ti puoi iscrivere senza mandare la canzone. Quindi, ho detto, incredibilmente siamo riusciti a fare qualcosa entro il 5 dicembre. Sai quando dice, ci troviamo da novembre, te, sì, ci troviamo da... Incredibilmente lui era sempre sano in quel periodo, quindi... Incredibile, occhio che ci sta guardando poi... E allora tra l'altro siamo approfitto che hai detto questa cosa per ricordare una curiosità che ogni tanto sfugge, diciamo, i brani che si sono candidati non sono questi 10, anzi 11, con il vecchio vincitore dell'ultima edizione, ma erano una cinquantina, quindi diciamo coloro che sono qua sono già stati selezionati dall'orchestra che diciamo ha avuto questo ingrato compito di scegliere. Difficile. Non è facile, difficile, no, non è facile. Difficile. E possiamo rivolgere la stessa domanda sì, anche certo, a Andrea. È aperta a tutti, cioè, anche al pubblico. No, beh, non esageriamo. No, in realtà la mia canzone a differenza non era stata scritta per l'evento, infatti è già un po' che ci sto lavorando, un po' si cambia, come è un po' per tutti penso, i musicisti, non si finisce mai di terminare una canzone, cioè c'è sempre qualche cosa che suona sempre meglio, qualche aggiunta da fare e quindi era ancora nel cassetto. Quindi ci hai lavorato un po'. Ci ho lavorato e questa l'ho mandata, è una buona occasione. Assolutamente. E tra l'altro, prima di cedere poi la parola a Gabriele, la mia curiosità, soprattutto per un artista giovane come te, è questa. La prima volta che ti sei trovato sul palco e hai sentito quella tua canzone che avevi immaginato in un certo modo riadattata, riarrangiata dall'orchestra. Certo. Che cosa ti è successo? Cioè, ammetto che avevo molto, molto timore, perché quando una cosa è tua, la senti proprio intima, hai paura che qualcuno te la tocchi, te la modifichi. Invece sono stati perfetti, secondo me. Hanno fatto un arrangiamento bellissimo e ero la persona più felice del mondo. Quindi l'hai sentita? Assolutamente. Tua. Bene, bene. Infatti li ho ringraziati e li ringrazio ancora tuttora. E Gabriele, invece, questo brano?
Brano che ho tirato fuori dal cassetto, unico brano completato e scritto fino a oggi. Wow. Veramente, sì. E niente, ho deciso che lo portavo a caso. A caso? Cioè... No, no, ti posso dire di più. Era l'unico festival a cui avrei portato il mio pezzo. Questo lo so. Poi conoscevo la gente, qualcuno dell'orchestra, ha detto no, so che mi metto proprio in una culla con loro. Sì. Beh sì, devo sì, dire sì, che il livello insomma tecnico sono ineguagliabili. Ma io ieri non c'ero, quindi mi sono persa dei pezzi, non sono andata apposta a sentire nulla. Voi suonate anche qualcosa sul palco o cantate e basta? Fate... Canto e basta, ho potuto liberarmi di qualsiasi altro pensiero. Era proprio e già faccio fatica a fare una cosa, Allora, ti svelo, posso svelarti una cosa? Credo Visconti, ho assistito alle prove un paio di giorni fa, Visconti è arrivato con la chitarra, lui suona anche la chitarra, ha provato 2 o 3 volte il brano con la chitarra. Poi a un certo punto ha detto, sai che c'è? Ha preso la chitarra e l'ha posata, proviamo a farla senza. E poi ha deciso, infatti ieri si è esibito senza la sua chitarra, perché probabilmente si sentiva già abbastanza supportato. Ecco. Non c'è bisogno. Esatto, anch'io ho fatto la stessa scelta. Nel mio brano io suonavo il pianoforte e cantavo, e invece in questo caso ho lasciato in buonissime mani la parte della tastiera e... Caschi bene. casco dritto su un cuscino. Caschi bene. E lei? Noi. Voi e voi invece? Noi. Cosa suonate? Io suono la chitarra acustica perché mi sentirei nudo senza, penso di non aver mai cantato una canzone senza la chitarra acustica in mano e quindi ci ho anche pensato in effetti, però è talmente una cosa che... Poi avete fatto una riunione, voi due, e avete deciso che la tenevate. Esatto, sì, no, questo mi dittatorialmente mi sono imposto. Io suono la chitarra, tu non suoni. Ma Eugenio non ha più voglia di suonare, ha detto io vengo e canto. Infatti a casa. E quindi niente, suono la chitarra acustica. E al di là di questa scelta di tenere... Perché poi tante volte la chitarra... È proprio così, un ausilio, no? Cioè, nel senso, è come un vestito in qualche modo. Sì, che ti senti addosso. È quello di fatto. Cioè, poi, appunto, non avendolo mai fatto senza, è strano, no? Quindi, però è chiaramente un'orchestra che ti abbraccia e che non avrebbe bisogno, no? Però. Certo. Quindi anche tu ti sei sentito, cioè, hanno sposato la vostra idea, il vostro brano. Sì, noi abbiamo mandato una produzione diciamo semicompleta con un po' di arrangiamento di fiati così perché mi diletto nel tempo libero e hanno seguito abbastanza fedelmente aggiungendo ovviamente la loro parte creativa che credo che sia soprattutto a livello di fiati di Niccolò Bottasso. Io tra l'altro con Niccolò Bottasso ho lavorato per tanto tempo, in realtà ci sono mezzi made in Italy, che io avevo una band che si chiama così e tutta la sezione fiati era la nostra sezione fiati, quindi mi sento anche un po' a casa, certo. No? Cioè, quindi bene. Sì, alla fine comunque ci si ritrova a Sanrito, è diventato ormai negli anni una grande famiglia, io sono molto orgogliosa di aver... portato diversi amici e amiche cantautrici. Li ho invitati a partecipare e per fortuna sono stati selezionati, quindi hanno vissuto anche loro l'esperienza che io consiglio sempre a tutti. Quindi. Tra l'altro forse, non so, mi sono perso, ma abbiamo già detto che tu hai vinto anche un'edizione? No, non l'hai detto, non ripetiamolo. Sei autocelebrativo, non sei autocelebrativo. Però diciamolo. Sì, dai, nel 2017, era la mia prima volta. A Sanrito, quando ancora era al Condorito, all'isola di Condorito, e sono stata invitata da Jaime dell'orchestra perché abbiamo studiato insieme in Civica a Milano e quando ha sentito una mia canzone mi ha detto no, Vea, tu questa la devi fare a Sanrito e aveva ragione lui perché poi ha vinto, quindi... Sanrito 2017, quindi era ancora al Condorito, esatto, vecchia location. Ne ho fatti 2 lì e poi sempre qua. Ecco, un argomento che mi piacerebbe affrontare un secondo con te, perché ne abbiamo già parlato ieri. Sanrito, credo sia l'8ª edizione, insomma, è partito da un evento all'interno di un locale, praticamente tra amici, tra pochi intimi, e soprattutto negli ultimi anni ha avuto un percorso insomma, di crescita importante. Con l'edizione del Covid in qualche modo si è sperimentato anche lo strumento dello streaming, anche perché tanti tecnici si sono messi a disposizione in quel contesto perché obiettivamente non avevano purtroppo il grande lavoro, però
cioè, un'edizione come quella di quest'anno dimostra che c'è stato veramente un salto. Sì, assolutamente, sì. Cioè, ed è anche molto bello sapere che anche persone che non possono essere qua fisicamente possono seguire il festival da casa. Anche perché abbiamo alcuni concorrenti, ecco, tipo Viola Violi, che è di Roma, esatto, c'è qualcuno quindi di Bologna, se non mi ricordo male, quindi insomma si dà la possibilità a tutti quanti di seguirle. Di cosa parliamo con questi ragazzi? Io vogliamo parlare delle canzoni, cioè un po' più nello specifico. Ma sì, tanto ormai sono ascoltate. Ieri era una domanda che era più difficile fare, oggi le abbiamo già ascoltate. Partiamo da Maffei, cosa volete raccontare con la vostra canzone? Allora, intanto io devo attribuire il merito del testo ad Eugenio, perché appunto la collaborazione è nata dal fatto che io dicevo non ho voglia di scrivere testi e lui non ho voglia di scrivere la musica. Come siete trovati? E quindi è stato un incontro di questo tipo qua. Io quindi non apprezzato... dovresti cantarla proprio? No, in realtà no, perché poi mi perdo in queste cose, io sui testi sono proprio... è una difficoltà nella mia composizione, è sempre stato un punto dolente, devo dire, molto faticoso. Invece lui al contrario ci siamo trovati sui temi, diciamo, un po' ambientalisti, se vuoi, da un lato, ma dall'altro anche della fragilità della figura dell'essere umano, no? Quindi il fatto di essere spesso invincibili nel tuo piccolo, ma invisibili nel grande, no? Quindi essere anche un po', come dire, cioè cerchi di essere protagonista di un cambiamento che poi però, essendo tu da solo, a volte non riesci a... Non è così facile da raggiungere, certo. E quindi infatti nel primo ritornello, che ieri ho ciccato alla grande, si dice... dice invincibili, ci sono due parole chiave, che uno è nel primo ritornello dice invincibile, nella seconda dice invisibili. Ora che lo sapete, perché nessuno sapeva questa cosa, lo noterete sicuramente se lo cicco questa sera. Non ciccarlo. Esatto. Non ciccarlo. Lo sto ripetendo, sai. Bravo. Ripassa. Tra l'altro, insomma, mi fa piacere che ci stanno ascoltando, oltre a coloro che ci seguono in streaming, ci stanno ascoltando anche dall'auditorium. Bene, allora no? Salutiamo. E quindi magari c'è anche la giuria, esatto, che insomma, potete dire delle cose che possono essere elementi preziosi, esatto, per la giuria. Esatto. Mi raccomando, nelle prossime risposte. Andrea, invece, tu l'hai scritto, ci dicevi prima che suoni, quindi sì, hai scritto tu. E infatti, in realtà è nato da un'esigenza un po' emotiva, possiamo dire, questo brano, infatti si chiama Maledetta Solitudine, ed è un po' come si suol dire ogni tanto quando escono canzoni con questo tema, è un po' un urlo, un grido, si può pensare in quest'ottica, che però usa un po' una via anticonvenzionale per dirlo, quindi non c'è mai un arrivare, diciamo, al culmine, no? Di spiegare perché questa solitudine, come si è manifestata, è più un descrivere alcune situazioni, alcune immagini, anche in modo molto vaporoso, direi, quindi senza descrivere i dettagli proprio per come sono, e porta un testo quindi un po' particolare che magari bisogna ascoltare un po' di volte per comprendere anche a pieno, e invece come musica, come strumentale ho usato un po' un'unione di tanti strumenti, quindi si parte magari con un pianoforte all'inizio un po' più tranquillo, ci sono degli archi e poi nell'originale ci sono gli organi, ci sono sezioni d'archi che sparano, è proprio un tutt'uno che accompagna un po' il testo, diciamo che avvolge un po'. Ecco, visto che lui ci spiegava questa cosa della così predisposizione personale a scrivere testo, sì, piuttosto che musica, tu hai, insomma, senti una differenza o ti appassionano entrambi? In realtà è arrivata dopo la cosa dello scrivere, perché io arrivo da un panorama musicale già dalle medie, suonavo il flauto traverso, adesso sono in conservatorio, quindi musica l'ho un po' sempre fatta. E invece il testo è più un'esigenza, come dicevo prima, che è arrivata successivamente, quindi stanno bene insieme per adesso, altrimenti... Gabriele si sta annoiando, quindi facciamo parlare un dai, po'. Parla pure tu, dai. Io sto cercando un po' di concentrazione perché sono arrivato qua con i neuroni che facevano autoscontro. Quindi... Poi questa sera c'è veramente tantissima gente che sta arrivando, quindi noi sì, sentiamo... Ricordiamo sì, che è sold out. Sì, siamo, ricordiamolo. Sold out. Ricordiamolo. A conferma del successo di questo festival che continua sì, negli anni, quindi sì, siamo molto felici. Gabriele, parlavamo di, insomma, di questi testi, tu ci hai detto prima che è la prima canzone che completi in autonomia totale, sì, quindi immagino sia stato anche così un traguardo personale in qualche modo. Sì. Ce la senti in maniera particolare
o in qualche modo il fatto di lavorare una canzone insieme a qualcun altro così ti dava magari maggior sicurezza, mi viene da pensare? Non lo so, so che volevo, un certo momento ero stufo di tutto, non sentivo, non avevo voglia di sentire musica e ho pensato forse voglio scrivere una canzone. Di lì in poi in 24 ore c'era tutto il necessario, accordi. Di lì in poi avevo già in testa l'arrangiamento e volevo farmi una coccola, non so come dirti, una canzone che, una canzone che mi... Sì, proprio per me. E nel momento in cui così, hai deciso voglio scrivere una canzone, sapevi già di cosa avresti parlato? Io volevo... Cioè, nel senso, avevi qualcosa dentro che dovevi solo trovare il modo di tirarlo fuori? Me ne sono reso conto mentre la scrivevo. Di solito scrivo cose che penso, ah, scrivo quello, questa no. Ho pensato, voglio scrivere e boom, boom, boom. È venuto, i punti si sono concatenati da soli, non ho dovuto tornarci due settimane dopo e dire, ah, come la chiudo sta rima, come, che forma voglio dare? No, era così. Era lì che doveva... faccio tutto il rimainare. Che mi assale, ma visto che state parlando di delle canzoni come esperienze molto intime, che effetto fa poi, visto che appunto sono canzoni che avete tirato fuori dal cassetto, che effetto fa poi, come dire, quasi darle in pasto ad un pubblico? Cioè, questo testo così personale, come l'avete vissuto poi a disposizione di un pubblico? Sarò brevissimo, l'ho scritta 5 anni fa, quindi ho avuto tempo di metabolizzare, comunque non è facile ancora adesso. Stessa cosa, in realtà ci è voluto un bel po' per accettare il fatto di condividere con gli altri una cosa così personale, così intima, quindi assolutamente d'accordo. Lo dovresti chiedere ad Eugenio. Va bene, mi mando un messaggio. Potevamo fare un collegamento. Potevamo chiamarlo, effettivamente. Vabbè, sì. Comunque è sempre difficile. Allora, facciamo una cosa, Eugenio, se ci stai, così proviamo. Gli scrivo un messaggio. Se ci stai ascoltando, chiamaci e ti mandiamo in diretta, almeno saluti. Hai così ci rispondi a questa domanda, incredibile. No, perché comunque la difficoltà nello scrivere un testo, per quanto mi riguarda, perché faccio anch'io questa... Pratico carriera. Questa pratica è quella di rendere le parole, i concetti più universali possibili, secondo me, perché come dire, un po' per farsi capire, un po' perché le persone possano entrare nella canzone e ritrovare un pezzettino di loro stesse e, come dire, fare propria quel modo. Io vi faccio una domanda invece. Dai. Da persona che non scrive canzoni, ogni tanto scrive delle cose che poi cestina puntualmente, però la domanda mia è invece, quanto è importante scrivere qualcosa che gli altri capiscono? Cioè, nel senso, uno non può dire, ma che me ne frega, nel senso, io scrivo, poi chi la vuole capire? E soprattutto... lasciare magari spazio all'interpretazione, perché magari qualcuno la interpreta in un modo e qualcun altro in un altro. Guarda, è un argomento di cui abbiamo parlato anche con Eugenio quando abbiamo scritto questa canzone, di cui ci siamo anche sollazzati a parlare, cioè sono argomenti cui alla fine se fai musica ne parli per ore, no? Perché secondo me è un po' l'obiettivo della tua canzone, no? Se la tua canzone vabbè, un po' intanto il tuo modo di scrivere, se sei un genio, tipo, che ne so, come Capossela, così, magari fai una canzone complicatissima, o De André, che però ti arriva in faccia così, no? C'è poi anche chi scrive, che ne so, canzoni come Verdena, che hanno dei testi che all'apparenza pare che non vogliano dire niente, però esatto, per molti significano qualcosa, no? Quindi... visto che hai citato i Verdena, si prendono anche il loro tempo, insomma, ce l'hanno dimostrato. però voglio dire, non è obbligatorio uscire tutti gli anni. Anzi, secondo me è veramente molto rispettoso della musica. Tra l'altro ci hanno fatto dei segni tipo così. Ancora? Quindi, secondo me, abbiamo mezz'ora, 40 minuti. No, perché c'è ancora un sacco di gente che sta entrando, ricordiamo stasera è sold out e quindi noi accompagniamo fino a quando non si comincia sul palco. Quindi vi tortureremo di domande. No, arrivando alla risposta, io nella mia produzione ho sempre cercato di fare cose comprensibili, ma che tendenzialmente mi fregava fino a un certo punto che venissero capite, no? Perché comunque racconti delle cose tue personali che non sempre qualcuno può capire, qualcuno le può condividere perché magari ha vissuto la stessa cosa e qualcun altro invece no.
Grazie. Andrea? Secondo me dipende tanto, una cosa un po' precedente, dal percorso che un artista, un musicista, uno che scrive fa. Perché ad esempio nel mio caso è arrivata l'esigenza di scrivere in un momento di difficoltà, quindi non era tanto un badare a far uscire la canzone perché vada bene o perché sia capita, ma era più un scrivo la canzone perché in questo momento me lo sento. E secondo me è abbastanza importante mantenere un po' quell'integrità delle emozioni che escono subito, senza stare troppo a pensare il perché, il per come gli altri la vedono. Sicuramente qualcuno ci si rivede, perché quello che provi tu lo provano altre centinaia di migliaia di persone, ma in maniera diversa, e sta forse nell'artista, quello vero. Ecco, forse questa è una di quelle cose che di solito, in particolare i testi, mi da pensare, ci avvicina di più a una canzone, no? Cioè, il fatto di rivivere, risentire quello che viene raccontato. Sì, sì. Certo. Gabriele. Allora, la mia prima reazione è stata quella, mi ha colpito, hai fatto una domanda che io ho detto, ah, ma dai. E invece no, è interessante, hai fatto una domanda proprio, mi ha colpito. Credo che ci sono due cose che mi sono venute in mente nel frattempo. Una, che ognuno di noi ha dei codici, cioè come diceva, è bello essere universali. Poi c'è da dire che si può raggiungere un tot di persone, no? Per me è chiaro, ti descrivo una cosa in un modo visivo e tu magari vuoi un altro modo, non so come dirti. Quindi secondo me c'è una differenza. Beh, è bellissimo quando senti in un testo la metrica che gira bene. Il concetto che ti arriva in maniera chiara, chi è tanto bravo ci mette ancora come un layer di Photoshop sopra, cioè è un concetto chiaro che è messo in maniera poetica. Quelli proprio tanto bravi secondo me fanno così. Però quando vedi una strofa che inizia, si chiude, è un mattone immobile, non immobile, mobile e completo. Funziona. È la bellezza, la forma perfetta, non so come dirti. E secondo me è bello avere l'ambizione di andare da quella parte lì. Cercata. E diventa emozionante, diventa arte. Certo. Difficile. Ci rispondi anche tu a questa domanda? Sì, per me, come quasi per tutte le cose, la verità sta nel mezzo, nel senso che io posso essere capita senza spiegare tutto completamente, ma alle volte posso non essere capita pur avendo spremuto proprio al massimo la mente per dirlo nel migliore dei modi, quello che volevo dire, ecco. Personalmente ad esempio ho avuto proprio la differenza tra primo e secondo disco. Nel primo disco le vicende erano molto più autobiografiche, relative ad un'esperienza particolare della mia vita legata al mondo del lavoro, e mi sono resa conto che se quelle vicende non vengono vissute in prima persona è difficile entrare in connessione pur utilizzando magari dei concetti chiari. Mentre nel secondo disco, quando invece sono entrata più nella profondità delle emozioni, dei vissuti, anche di vicende non personali ma di altre persone, ho sentito una vicinanza. Poi io non è che abbia un grande pubblico, ecco, però ogni volta che mi capita di suonare dal vivo mi accorgo proprio del livello di ascolto e di partecipazione più profondo del pubblico. Posso dire una cosa? È giusto, ma secondo me il tuo primo disco ha degli elementi generazionali importantissimi. No, è vabbè, vero. Ma adesso non facciamo l'analisi dei miei dischi. No, però io quando lo sento penso, cazzo, ha preso tanta, cioè ha preso una situazione, l'ha descritta. Scusate. È arrivata la seconda parte dell'artista. Vediamo se... Allora, non so se riusciamo a sentirlo. Togli le basse perché... Abbiamo Rodondi, buonasera, ci senti? Sì, mi sento malissimo. Ci senti malissimo? Vogliamo sapere quanto hai di febbre? Un'oretta fa avevo 38,2, adesso si sta passando rispetto a ieri. Che davvero pensavo di avere solo la febbre sottile, in realtà sto parecchio male. Quindi, mi spiace davvero non essere lì con voi. Cioè, cosa devo dire? Per fortuna che abbiamo portato il pezzo in due, se no almeno la canzone è arrivata. Dici una cosa, ma Fei se l'è cavata bene ieri sera senza di te? Direi di sì, l'ho visto, infatti ha interpretato in maniera più libera, senz'altro, perché ci fossi stato io sarebbe stato più, se vuoi dire, più schematico, invece ha fatto un'ottima interpretazione. Poi non sono riuscito a vedere tutte le esibizioni, ma le recupererò sicuramente.
Grazie, è stato un collegamento così un po' improvvisato. Un po' ma punk, un po' punk. Decisamente punk, ma l'abbiamo gestito. Grazie. Ma io ho una curiosità. Arrotondi. Forse Gabriele stava terminando, gli abbiamo brutalmente tolto la parola. No, tanto stava solo analizzando i miei dischi. No, si sta diventando dal punto di vista filosofico interessante questa chiacchierata. Senti, ma quando vi siete incontrati, no? Non avete avuto un po' il timore di essere paragonati a Colapesce di Martino? Beh, noi avremmo voluto essere paragonati a Colapesce di Martino, sì, no. Beh, è chiaro che noi ci definiamo tali all'inizio di Sanrito. No, sì, è stato... No. Cioè, non so se è finita la mia risposta. Scusa, visto che abbiamo detto, dopo quella canzone di quell'altro festival, ti piace? Sì, sì, molto, molto, sì, anche dai. A me loro piace, quella formula lì è vincente. Eccolo qua. Alberto Visconti che bacia Vea, giustamente. Raga, si vede in camera, si vede. Mi toccano, mi baciano. E lui è stato bellissimo. Con noi e ha subito le domande. Unisciti al gruppo, dai Alberto. Madonna, ma che look! Ha subito le domande di Puso, lasciamo. Cioè, sei cambiato in questi anni, ti ho lasciato proprio con la camicia, tutto serio. Poi sei andato al concerto dei Cure. Com'è quella cosa di ieri sera che l'abito non fa il monaco? Non ho capito, ho riguardato il video anch'io per cercare di capire meglio, sì, ma tuttora non ho capito. No, ma comunque ho messo proprio la prima cosa che ho trovato nell'armadio. Sì, immagino. Così immagino. Spontaneamente. Com'è andata ieri sera? Non mi ricordo, ho perso la memoria, mi hanno raccontato una serie di cose che però secondo me non sono tutte però vere. Però c'è il video sul canale YouTube, puoi andare, insomma, prossima settimana poi con calma. Sì, esatto. Ma senti, ma visto che dobbiamo perdere sì, fare tempo. Vuoi chiamare qualcun altro? Voglio chiamare così qualcuno che sta per pubblico. Entrare dal pubblico. Facciamo queste cose come tipo la vita in diretta. No. Adesso. Eccoti. Ma allora, chi è che volete apparire alle telecamere? Secondo me è caschi malissimo. Ma come, dai? Io ce l'ho una domanda ancora. In vai, realtà ho ancora io un intanto po' di domande. Scelgo. Tu puoi fare l'inviato, no? Sai, siamo con Bea. Io volevo fare uno spazio pubblicità per Eugenio Rodondi che ha pubblicato adesso un disco bellissimo, non so. Oh, bellissimo. Marchettone, finalmente. Vai col visto che siamo in un momento di audience quasi di picco. Picco ho fatto picco, un disco che si chiama Gelicidio che consiglio a tutti di andare ad ascoltare che vivo, è bellissimo, bellissimo. Sì. E scusate, niente, a me non ha dato dei soldi, quindi non posso confermare. Ma neanche a noi ha dato dei soldi. Parliamo un po' di giuria, stimoliamo questa giuria, perché prima parlavo chiacchieravo con alcuni giurati, e in realtà secondo me avranno una difficoltà, in realtà che trovano sempre le giurie di Sanrito, perché potranno valutare il testo, potranno valutare insomma la performance, anche la presenza sul palco, l'intonazione. C'è però un arrangiamento che viene fatto a tutti dalla stessa orchestra, quindi in qualche modo sottrae un elemento di valutazione. Attenzione, c'è una vena di polemica. La domanda mia è: secondo voi che tipo di difficoltà può incontrare la giuria? Io credo che la componente orchestra sia una componente di livellamento, se vuoi, no? Cioè, nel senso che ti mettono tutti nella posizione di essere bravo, no, quindi o almeno di quello sembrare. È, di sembrare. E comunque mettono tutti gli artisti nella posizione di parità. Quindi tu poi, dici la differenza la fa sempre la canzone, di fatto, secondo me sì, è la performance, chiaramente. Poi c'è chi in due serate, se dovessi essere un giurato farei difficoltà a valutare una canzone in due serate, perché per me una canzone ha sempre una vita più lunga, no? Certo. Quindi mi entra dopo, eccetera. Però chiaramente la performance farà tantissimo stasera. Andrea, cosa ne pensi? Io totalmente d'accordo, è un po' come se ognuno avesse lo stesso mezzo comunicativo dal punto di vista musicale, quindi la band, e poi ognuno da lì si costruisce il suo voto, il suo giudizio tramite il testo e la performance. Quindi secondo me è un modo un po' per cercare di partire un po' dallo stesso punto e poi si vede chi arriva alla fine. Certo. Non credo di avere molto da aggiungere. Posso fare una domanda politicamente scorretta, ma proprio estremamente politicamente? Premesso che ci vuole più ascolto, ci vuole più tempo, ma voi avete una canzone
preferita tra le altre che avete sentito ieri sera? Io ne ho due. Due? Almeno due. Possiamo, due che possiamo dire. Assolutamente. Tanto non influenza nessuno. Lo sapranno i miei chi di dovere. No, non mi ricordo il testo, mi spiace. Se non mi ricordo il titolo. Detto questo, gli artisti te li ricordi chi sono? Ero molto stanco ieri. Quello biondo, alto. Contanto che mi sono piaciute praticamente tutte, due mi hanno colpito molto. Ma non sa quali, questo è bellissimo. Questo è bellissimo. Lui non è politicamente scorretto. Ho un vuoto di memoria. Andrea, se ti scucci un po' di più. Io ne ho una. Dai, sbottona anche la giacca mentre lo dici. Si può giocare in due modi. O gli do corda oppure do corda a voi. Gli è venuto in mente, attenzione. Ha un titolo strano fatto da due parole. Ha cantato, credo, tra le ultime ieri. Aveva la chitarra. No. Era primo. Mannaggia, aspetta, prendiamo la scaletta. Quindi le loro non sono, non ti hanno allora, colpito. Io adesso prendo qua dal queste politiche mio cassetto discorre nel pallet. Ognuno ha fatto allora, i complimenti. Ha cantato tra fare le ultime, ma uomo o donna? Ma sta diventando una partita di indovina chi? No. Nome di tre nomi? Ma non dove eri, scusa, ieri sera? Sei sicuro che fossi qua? Sì. So. Ok, che sostanze hai assunto? Ah, ma aspetta, ma non è in concorso lei? Vabbè, allora. Non hai capito niente. Beh, ragazzi, no, ieri sera effettivamente tra gli ospiti c'era Puso, che ha chiuso la serata, ma prima c'era Anna Vittoria Nicolai, ragazza sarda. Brava, vera. Tanta roba. Però lei era fuori concorso, ahimè, quindi niente. Vabbè, quindi non ti hanno colpito le canzoni degli altri concorrenti? No, modo deve stare. Bocca e cucina. Ah, io ce ne ho una preferita. Spero di non paccare il nome. Sì, ma ce l'abbiamo qua, okay. Vuoi verificare? No, no. Sì. Allora, abbiamo la scaletta di ieri. Ah, in realtà dovrebbe... Ah sì, giusto. Okay. Ariu. Mi è piaciuta molto quella Ariu, di Ariu. Ariu. Che avremo nel dopo festival. Che ho dei trascorsi anche con Ariu. Sentiamo ancora la preferita di Maffei. Allora, a me sono veramente piaciute tutte, però io sono rimasto veramente colpito da lui. Mi gliel'ho detto anche dalla sua interpretazione, che io mi reputo un anziano nei suoi confronti, perché sono qua. Potrebbe essere mio figlio se avessi avuto una vita dissoluta 20 anni fa, però devo dire che è un'interpretazione che gliel'ho detto anche ieri sera, mi ha ricordato molto John Di Leo con il Quinto Rigo, a cui ero molto legato. Io ero innamorata persa di John Di Leo. E quindi vedere una persona di 20 anni che fa questa cosa e non conoscendolo neanche, perché poi gli ho detto John Di Leo, lui mi fa chi? Chi? No? Allora qua adesso devi rimediare. Perché... Quindi io questo lo sto dicendo per creare grandissima aspettativa nel pubblico, sapendo che lui è il favorito della serata. E quindi, cioè, adesso si aspetteranno, cazzo, John Di Leo. Però anche perché c'è qualcuno in sala che l'ha già sentito ieri sera. Che ha fatto l'abbonamento, ma tanti invece, insomma, serata è unica. Non so se ringraziarlo o meno. Sì, puoi dire infatti, anch'io in realtà mi sono dimenticato, ma volevo dire che lui che per me è la tua meravigliosa. Va bene. Allora, ragazzi, ci hanno fatto un cenno che qua siamo prossimi alla partenza sul palco. Vi ringrazio perché è stata veramente una chiacchierata piacevole. Grazie, Bea. Grazie a te. Noi ci rivediamo in realtà più tardi. Con Ariu, sopracitato, e Daniello, oltre al vincitore. Quindi se dovesse essere Ariu o Daniello... Due ne avremo e andiamo avanti tutta la notte quindi in bocca al lupo ragazzi, buona serata, grazie Bea, grazie noi cediamo la linea al palco e buona serata a tutti, buon Sanrito. Ciao.